31 ottobre. Il Signore insegnerà la via ai peccatori. Salmo 25:8. La guida divina, 1. Nella scrittura leggiamo come Dio parlò a persone ordinarie e parlerà anche a te. Disse ad Abramo quando lasciare la sua casa, Genesi 12:1. E a Giacobbe quando ritornarvi, Genesi 31:3. Disse ad Elia dove trovare cibo durante la carestia, Primo Re 17 versi 1-5. Due volte Dio fermò Paolo e gli impedì di proseguire il viaggio in una direzione che sembrava un'ottima opportunità, perché aveva in mente per lui qualcosa di meglio. È scritto, il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Salmo 25, versi 8-10. Nella vita, nulla è più importante che essere guidati da Dio. Finché non avrai davvero udito il Signore, però, sarai tentato di scambiare le idee degli altri con la guida di Dio e ciò potrebbe ferirti. Sei unico, Dio ha un progetto e uno scopo specifici per te soltanto. Quando non sei certo della strada da intraprendere, rimani saldo nella sua promessa. Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che lo farò e non li abbandonerò. Isaia 42:16. Non esiste nulla di meglio. Continua domani. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.